Buon pomeriggio, siamo qui con Fabrizio Bianchi, il nostro difensore. Fabrizio, come stanno andando queste prime quattro giornate? Dai, le prime quattro giornate bene, bene, potevamo secondo me avere qualche punto in più dopo la partita lì alla Vigor. E secondo me lo meritavamo, però ecco, abbiamo fatto un'ottima prestazione domenica e quindi va bene così, dai, le prime quattro giornate positive. Visto che hai tirato fuori in ballo l'argomento della Vigor, ti chiedo quanto è, diciamo, grave lasciare dei punti così, visto anche la prestazione che poi avete fatto al secondo tempo. Il primo tempo ha detto il mister che non avete brillato, il secondo tempo vi siete ripresi. Ma è grave, poi lo dirà il corso del campionato, magari ecco, dobbiamo essere bravi a andarceli a riprendere nelle prossime partite. E certo, poi due punti sono sempre due punti, come ho detto, però dobbiamo impegnarci e riprenderceli nel corso del campionato. Un'altra domanda che ti volevo fare è sulla prestazione che abbiamo fatto a Audace. Abbiamo vinto 3-1, era una squadra sentita perché è forte, forte, forte. Come ti è sembrata? Come è andata la partita? Ma la squadra secondo me è forte, sarà protagonista fino alla fine, perché comunque sia la squadra c'è, i giocatori ce l'hanno. E secondo me ci sono anche poi i meriti nostri. Abbiamo fatto. Non siamo partiti benissimo, siamo andati subito sotto, però siamo stati bravi a reagire, ha fatto un grande gol Roberto su punizione, ci ha dato fiducia e non ci siamo più fermati, diciamo. Un'altra domanda che ti volevo fare, visto che ora ci fermiamo proprio per la Regions Cup, è anche per far capire alle persone, insomma, che ci seguono, quanto è importante la Regions Cup, e tu sei uno di quelli che è stato chiamato dal mister Gianni Chedda. Ma sicuramente parlo a livello personale, è un'esperienza bellissima, no? Non capita sempre, anzi mi ritengo fortunato, sono contento di poter fare appunto questa esperienza. Ma è importante, bene o male, è una cosa che dà un premio anche a noi dilettanti, diciamo, certo. No? È una cosa di rivalsa quasi, quindi sono contentissimo e speriamo bene, dai. Ok, per... diciamo il futuro, Colefero, che cosa ti auspichi per il vostro futuro? Ma non voglio parlare prima, però ecco che continuiamo così a lavorare, così con questa serenità, con questa gioia, e di continuare a fare bei risultati come quello di domenica, dai. Diciamo, l'ho chiesto a tutti quelli che sono venuti intervistati oggi, è il gruppo. Tu sei un nuovo arrivato, diciamo, no? E l'abbiamo chiesto a Daniel, lo abbiamo chiesto a Pino Di Cori, l'abbiamo chiesto poi al mister. Come ti senti tu? No, ecco, quando io dico sempre, quando vieni col sorriso al campo è sempre così, è sempre una fortuna, vuol dire che il gruppo è unito, veniamo qui, ci divertiamo, l'allenamento, scherziamo, poi quando c'è da lavorare lavoriamo, e per adesso i risultati si stanno vedendo, dai, sembra una frase fatta, però quando, ecco, appena arrivato già ti senti a casa, vuol dire che insomma il gruppo è unito. Ok, allora... ti lasciamo al tuo allenamento. Grazie. E noi proseguiamo sempre su questa linea. Ora abbiamo questo stop. Ci rivediamo a Villalba. Ok. Fuori casa, quando sarà l'8 ottobre. E niente. Grazie. Grazie. Grazie.